Grazie ragazzi, che è Jay che vi parla, oggi siamo in un nuovo video di Pokémon Smeraldo. Nell'ultimo video vi ho fatto votare un sacco di cose. Avete scelto di tenere Corpish, Roselia, Ponyta, Sharpedo, Hitmonchan, Slowbro, Torkoal e ci sono Silcoon e Blissey che sono ancora da votare perché avete fatto 50-50. Infine avete scelto Sidra e Onix. Ok, quindi ho scritto Silcoon e Blissey in un qualsiasi sito di Random Picker, vediamo cosa sceglierà. Silcoon, perfetto, quindi Silcoon sarà il Pokémon che terremo Blissey, lo buttiamo via. Allora ragazzi, ho fatto un po' di spese, ho comprato tipo un po' di sveglie, antigelo, poi ho comprato delle super pozioni, questo perché prepozioni, questo perché? Perché diciamo che ci avviciniamo verso la fine, i miei Pokémon sono messi abbastanza bene e ho tutte le medaglie delle palestre, quindi cosa andremo a fare oggi secondo voi? Quello che pensavo oggi è di andare alla Lega Pokémon. Ragazzi, siamo arrivati a Idropoli, quindi finalmente possiamo usare cascata per arrivare qui. Oppala, siamo nel centro Pokémon di Idropoli, ragazzi. Scott, giochi, hai percorso un cammino lungo e difficile per arrivare alla Lega Pokémon. Sono felice per te, è valsa la pena di fare il tifo per te. Se diventerai il campione della Lega Pokémon, mi metterò in contatto con te. Ok, giochi, la lotta ti aspetta, la gloria ti aspetta, va bene. Ragazzi, la via vittoria, che io continuo a non capire come si... dove devo andare. Ragazzi, siamo riusciti ad uscire dalla via Vittoria e adesso stiamo arrivando a... accesso alla Lega Pokémon, ragazzi. Ed ecco qua. Sai che non la ricordavo così. Oh, mio Dio, fammi curare i Pokémon. Bene, allora, ragazzi, sono stata tipo 2 ore perché ho allenato un po' i miei Pokémon. Allora, l'unico più basso qui è Enel, perché è a livello 50. Gli ho anche cambiato un po' le mosse, per esempio a lui ho messo un The Shock... e poi a lui ho messo Terremoto e Gigassorbimento ed è a livello 58. Poi lui invece non gli ho cambiato nulla praticamente, però a livello 61 ed è il più alto. A lui ho cambiato all'acciaio il Lady Drago che l'ha impata da sola e gli ho messo Vampata, è a livello 57. Poi il nostro Start è a livello 57 e gli ho cambiato soltanto Palla Ombra e Gelo Raggio. Infine Nuvolo, livello 59, ha imparato Aero Attacco e boh, il resto lo sapeva già. Ebbene ragazzi, questi sono i miei Pokémon per questa Lega. Quindi ragazzi, è arrivata l'ora di andare nella nostra Lega. Bene ragazzi, allora, il primo capolega è Fosco, dei Super 4, ed è di tipo, mi sembra, buio. No, uno, sì, mi sembra buio. Allora, vediamo un po'. Primo Pokémon, Maitiena. Che ci stai a dite? Andiamo con Rex. Allora, io vado di Surf. Beh, non l'ho shottato? Dai, stai scherzando. Vabbè, ok, è morto, perfetto. Oddio, chi era? Mi sembra Cacturn. Mi sembra di aver letto. Dimmi che era Cacturn? Sì, ok, perfetto. Lanciafiamme e va giù, perfetto. Ok, Absol, rimango con lui perché non ho nessuno counter. Perfetto. Crodant, sì, e gli metto Enel. Dai, dai, uccidilo. Uccidilo, per favore. Ok, bravo Enel, che sei il più basso di livello, ma l'hai comunque ucciso. Sì, cambio e metto Vulcano di nuovo. Shiftry, perfetto, lanciafiamme e dovrebbe andare giù. Ok. Bene, prima di Super 4 è andato giù. Ascolta bene quello che ti sto... ascolta bene quello che ti sto per dire. Hai la stoffa per il... hai la stoffa del campione. Entra nella prossima sca... entra nella prossima sala e preparati ad una nuova sfida. Va bene. Adesso vediamo un'ultima cosa prima di combattere qualcuno. Qualcuno ha bisogno di revitalizzanti? No, perfetto. Andiamo. Sono Ester di Super 4, mi sono allenata sul Monte Pira. Allenandomi sono entrata in sintonia con i Pokémon di tipo spettro. Sì, il legame che ho stabilito con i Pokémon è estremamente profondo. Dai, forza, vediamo se sei dai del filo da torcere i miei Pokémon. Va bene. Andiamo, 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 ragazzi. Sono carica. Dusclops, perché mi ha messo Enel? Porca vacca. Vai Rex. Vai Rex. Surf, no, protezione. Surf. Ok, non è morto, no. Non voglio rischiarmela. Non voglio rischiarmela. Dai, scherzi. Vabbè, intanto si è ammazzato da solo, perfetto. Andrea sarà al 51. Allora, Banette, sì, voglio cambiare, rimetto Rex. Toh, allora. Surf. Ok, è morto. 62, nice. Banette, vado sempre con Surf. No, vedo gente già che cala di XP. Ok, perfetto. Questo non mi ricordo mai come si pronuncia, questo qui. Cascata. E un'altra cascata. No, com'è? Ricarica tot, sto stronzo. No, non iniziare ad aumentare. No. No.
Ok. Dusclops, rimango con lui e faccio sempre surf. E non va giù. Ed è un brutto colpo. Dai. Ole, posto. Oh, hai avuto la... Ok. Oh, ci picchia, questa volta ho perso. Ok. Il legame che esiste fra te e i tuoi Pokémon è fuori discussione. L'ha sottovalutato e quindi è naturale che abbia perso. Chissà quanto lontano ti porterà questo legame. Coraggio, passa alla prossima sala. Ma prima di passare alla prossima sala, tipo, rianimo qualcuno che è già mezzo morto, tipo Rex. Ecco qua. Oh, posto, vai. Ok. Non ho letto, però lei in teoria dovrebbe essere tipo ghiaccio... Ghiaccio... Acqua, perché Saleo è acqua. Dimmi che l'ho sciotto, no? Non l'ho sciotto? Vabbè, in teoria con questo fulmine dovrei sciottarlo, perfetto. Glalie, sì, cambio. Con Glalie metto Vulcano. Perché Glalie è soltanto di tipo ghiaccio. Quindi va di lanciafiamme. Ok, perfetto. Sale al 59, nice. Walrein, sì, cambio. E metto Enel di nuovo. Spero che mi sopravviva. Vorrei provare con tuono. Che culo me l'ha messa. Cosa? Non gli faccio nulla? No! Enel! È morto Enel, ragazzi! Vado di foglia. Dai, Fendifoglia, uccidilo, per favore. Rivendicami. Rivendica Enel, il tuo compagno di squadra. E sarà a livello 59. Foglia sta cercando di imparare falso finale. Cos'è falso finale? L'ho già sentito. Attacco che lascia il nemico con almeno un PS. No, non glielo insegno. Sì. Saleo. No, rimango con lui. Saleo, Fendifoglia. Ok, è andato. Via. Glalie, sì, e mi metto Vulcano. E lanciafiamme. Ule, posto. Oh, è tornata giù. Tu e i tuoi Pokémon, il vostro spirito è infuocato. Non è facile contrastare il vostro ardore. Non mi sorprende che le tecniche di ghiaccio siano state inutili. Ok. Dai una dimostrazione di forza e potenza alla Lega Pokémon. Vabbè. Come al solito adesso faccio il check dei Pokémon mezzi morti. No, Vulcano ha poca roba da tirar su. Mettiamogli una super pozione. Ok. Drake. Mi ricordo, tu hai Pokémon di tipo... come si chiamano? Ah, non mi ricordo il nome del tipo... Drago. Quindi ti metto davanti Dusclops che ha Geloraggio. Sono Drake, maestro del tipo Drago, e tuo ultimo sfidante è Super 4 della Lega Pokémon. Come tuo ultimo? Nel loro habitat naturale i Pokémon sono selvatici e lo stato brado. A volte ci sono degli ostacoli, a volte di aiuto. Sai che cosa ci vuole per lottare fianco a fianco con i Pokémon? Dimmi, sai cosa ci vuole? Beh, se non lo sai non potrai mai battermi. Ok, Drake. Shelgon, vai con Geloraggio. Dai, inizia già a proteggersi. Beh, non muore, serio? Non muore con Geloraggio. Ok. Flygon, sì, voglio lasciare lui che gli usa sempre Geloraggio. Non mi ha fatto nulla, Terremoto. Bene sapersi. Ok, dai. Dai, quanto poco gli ho lasciato, ragazzi. Ok. Salamence. Sì, voglio cambiarlo soltanto per curarlo. Mi metto Rex. Ok, allora zaino, iperpozione. Ok. Provo comunque intanto a fargli qualcosa. Non ho... Serio? Ho finito surf? Non gli faccio... che culo! Dai, ce l'avevo confuso, ragazzi. Dai che è confuso. Fatti bravo. Fatti male da solo. No. Dai, serio. No, allora ritorno a ombra. Ok, ritorno a ombra. Gli metto anche Storm di raggio, già che ci sono. Ok. E dai. No. No, è morto ombra. Porca vacca. Allora vado con Vulcano, gli lancio lanciafiamme. Cosa? No, non va per nulla bene, ragazzi. Serio, puoi morire, per favore? Cosa ti uso, Terremoto? Non ha effetto. Porca vacca, no. Fendifoglia. Ole, è morto. Ok. Altaria. Sì, voglio cambiare Pokémon e gli metto Altaria. Altaria contro Altaria. Gli faccio canto, per favore. Funziona. Per favore. Dai! Credo in te. Oh, grazie a Dio. Ok, Dragospiro. Sta scherzando, spero. Vabbè, è morto. Vai, fanculo. Sarà 60, nice.
Altaria. No, non cambio Pokémon. Io avevo usato Kanto. Ecco. Così va gemello. Dragospiro. No! Dragospiro. Ok, morto, perfetto. Oddio, 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 ho finito Drake. Ho finito Drake. Superbo, non c'è che dire. Ho finito Drake, ragazzi. Ho molta stima di te. Hai fatto tanta strada come allenatore di Pokémon. Sicuramente sai che cosa ci vuole per essere un grande allenatore. Sì, un allenatore deve essere un cuore virtuoso. Sì, un allenatore deve avere un cuore virtuoso. I Pokémon fanno breccia nel cuore degli allenatori e sanno fare tesoro delle esperienze, anche se negative. Scaldano il buon cuore degli allenatori e si rafforzano. Prendi il coraggio a due mani. Il campione ti sta aspettando. Prima di andare dal campione, io correrei tutti. Madonna, mi sono rimasti solo tre Pokémon. Ragazzi, come faccio? Ragazzi, come faccio? Oh, madonna santa. Va bene. Ah, una cosa devo fare. Dimmi che ce l'ho. Perché, per esempio... Allora, vediamo le mosse come sono messe. Ok, lui... Lui deve riavere surf assolutamente. E lui lancia fiamme. Allora, dimmi che ce l'ho, per favore. Restituisce, no. Leg DPS, no. Dimmi che ce l'ho, ti prego. No, dimmi che ce l'ho, per favore. Quello che ridà i PP delle mosse. No, non ce l'ho. Ah, ragazzi, che palle. Vabbè. Proviamo comunque ad andare avanti. Ok. Adriano, ti do il benvenuto, Juki. Riguardo a Cenerite, hai fatto un lavoro superbo. Hai messo fine alla crisi senza l'aiuto di nessuno. Ops, non è del tutto corretto dire senza l'aiuto di nessuno. Hai superato la crisi insieme alla tua squadra di Pokémon. Noi allenatori alleviamo i Pokémon, gli diamo strumenti e gli insegniamo nuove tecniche di lotta. Tuttavia, anche se noi impariamo moltissime cose dai Pokémon, questo è il luogo dove puoi confrontarti con altri come te e mettere alla prova la tua abilità. Adesso, chi sa danzare più elegantemente con i propri Pokémon nella regione di Onnen? È giunto il momento di scoprirlo. Aiuto, ragazzi. Ok, Wailord, allora... Fendi foglia. Ok. No, come ricarica tutto? Fendi foglia, dai, vai. Uccidilo, per favore. Un ultimo colpo. Ok. Wailord è andato. Milotic. Sì, cambio. Metto nuvolo e ti prego. Grazie a Dio. Pokémon. Vai, foglia. Ti prego non svegliarti. Ok. Ok. Non me ne frega, vai. Ok, è morto, ragazzi, è morto. Tente cruel, sì. Vai nuvolo, gli faccio canto. Se li battiamo tutti così, è bella. No, fallisce. No, ti prego. Ok. Andiamo con foglia. No, perché ho fatto spaccaroccia? Perché sono cretina, fendi foglia. Non gli faccio nulla. Si è svegliato, maledetto. No. È morto. Ok, è morto. Che abbiamo adesso? Ludicolo. Sì, cambio. Un attimo, li devo curare tutti quanti. Li devo curare, sono tutti mezzi morti. Allora, zaino. E dov'è? Avevo una ricarica tot, questa qua, sì. No, non voglio usarla. E dov'è? Scusate, mi sto un attimo confondendo. Ok. E poi... Basta. No, è avvelenato. Devo usare l'antidoto. Ok, perfetto. Foglia, vai. Ok, ragazzi, ok. Come fallisce? Vai, dai. Fagli del male, bravo. Ok, no, non devi fallire, per favore. Serio? Non ho capito questa cosa. Ragazzi, cosa sta succedendo? E ipopozione. Però, ragazzi, non sto capendo cosa sta succedendo. Allora. Ah, ho finito, perfetto. Questa è l'ultima fendifoglia che ho. Perfetto. Il terremoto cosa gli fa? Fallisce. Ma stiamo scherzando? Non gli fa nulla il terremoto. Ok. No, non mi puoi dire questo. Allora, nuvolo, per favore, addormenta sto stronzo qua. Addormentalo, per favore. Per favore, addormentalo. Oh, grazie a Dio. Ok, allora. Dragospiro, andiamo avanti così. Lo uccidiamo con Dragospiro. Perché sennò non andiamo avanti. No, si è svegliato. Dai, per favore. Me ne manca un ultimo.
Mi spieghi quante ricariche totta questo stronzo, per favore? Illuminami. Allora, canto. Ok. Adesso io ho tempo per curarmi, per favore. Oh, oh, ok. Allora, Drago Spiro, vai. No. Oh, Madonna santa, canto. No, 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 no. No, parassisseme, tutto tranne parassisseme. No, no, parassisseme no. Aspetta. Ma sono cretina. Lui è tipo, ah, erba. Cioè, finora non l'ho usato. Finora non ho usato volo, ragazzi. E potevo benissimo usarlo adesso. Gyarados. No, non dovrebbe farmi male. Fammi usare, per favore. No, 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 no. Ok. Surf. Me ne frega niente di surf. Vado con canto. No, Drago, canto non ti piace. Ma io so che ti addormenterai prima o poi. No, 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 no. Coraggio, no. Ok, ragazzi. Allora, come facciamo adesso? Ho un'unica chance. Devo assolutamente confonderlo con questa mossa. Ok, ok, l'ho confuso, perfetto. Allora, aspetta, fa vedere una cosa. Allora, tutte le mosse di tipo erba le abbiamo concluse. Vabbè, continuiamo con Rex, magari lo curiamo un attimo perché è mezzo morto. Ok. Come? Confuse e continua, porca vacca. Dai, per favore. Fatti da solo. Oddio, che culo. Me lo shottava, me lo shottava. Ok. No, ricarica tot, tua madre ricarica tot. No, 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 non usare terremoto anche se sei confuso. Io continuo ad usare iperpozioni perché sennò non ce la faccio. Ti prego non me lo uccidere. Uff. Ok, dai. Perfetto. Dai. Perfetto. Oh, ok, Gyarados è morto. Chi manca? Whiskash. 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 Whiskash è solo acqua. Faccio la stessa cosa, continuo a usare idropulsar finché... What? Cos'era sta mossa? Vabbè. No, 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 no. Ok, zaino. Io continuo così, ragazzi. Non me ne frega niente. Brutto colpo, ok. Sta neanche 63. Ragazzi, ho finito. Hai avuto la meglio su Adriano. Vi rendete conto? Con due... No, alla fine ero rimasti due Pokémon e ho vinto. Io, il campione, sono stato sconfitto. Un lavoro eccellente, un'eleganza quasi esasperante. Un'eleganza al tempo stesso semplicemente sublime. Gloria a te, Juki. Sei un allenatore di Pokémon di grande umiltà d'animo. 11.600 soldi, vi rendete conto? Allora ragazzi, abbiamo finito la lega, vi rendete conto? I Pokémon che hai fatto lottare a volte danzavano leggiadri come la brezza del mattino e a volte colpivano con l'intensità di un fulmine. Li hai guidati con un'eleganza sopraffina e con incredibile fermezza. Sono stato quasi abbagliato dalla tua maestria. Ora hai raggiunto la gloriosa vetta della Lega Pokémon. Ti conferisco il titolo di... T'azzardare a battermi? Non ti azzardare a battermi. Juki, vuoi qualche dritta prima della super sfida con il campione? Juki, non mi direi che l'hai già sfidato il campione. Aiuto, tutti quanti arrivano. Oh, Prof. Birch, ecco. Proprio come pensavo, Brandon. Non ti avevo detto che Juki se la sarebbe cavata benissimo? Juki ce l'ha fatta. Quando ho sentito che avevi sconfitto addirittura il tuo padre nella palestra di Petalopoli, ho capito che forse c'era una possibilità. Oggi questo presentimento è diventato realtà. Sei il campione. Ah, dimenticavo. A che punto è il tuo Pokédex? Adesso me lo chiedi. Chi se ne frega? Dunque, hai visto 181 Pokémon e hai catturati 67. Invece di continuare a catturare Pokémon, perché non li fai evolvere? Congratulazioni vivissime. Ora entra a testa alta nella sala finale. Juki, o meglio, nuovo campione? Seguimi. Spiacente, ma solo gli allenatori campioni possono procedere oltre. LOL, povero Brandon. Deve aspettare fuori con il Prof. Birch. Cosa? Non capisco, sono messi strappi alla regola. Giochi, sei grande, congratulazioni. Oh, in questa sala, conseguimi i dati dei Pokémon che hanno superato agguerite lotte. Ed è qui che rendiamo omaggio ai campioni della Lega. Ora registriamo il tuo nome come allenatore che ha trionfato sulla Lega Pokémon ed i nomi dei tuoi compagni che hanno lottato con te. Eh già, perché vi spiego. Questo gioco che ho scaricato, l'unico suo problema è che non puoi salvare durante il gioco, se no continua così all'infinito. L'unico modo appunto per salvare era fare file, save game e salvavi in una di queste qua.
Quindi qua continuerà all'infinito, ma non arriveremo mai in una fine. Quindi adesso io salvo nell'ultimo. E ragazzi, questo video finisce qui perché il gioco non potrà continuare. Non pensavo che salvasse la fine. Vabbè, ragazzi, allora cosa possiamo dire di questo gioco? Intanto ho concluso. Aspetta, mi taglio con le cuffie che sono assordata. Allora, intanto ho concluso la lega. Ovviamente non ho catturato. Madonna, ragazzi, non ho catturato Kyogre, Rayquaza e Groudon. Ma ho pensato una cosa, li catturerò nel prossimo episodio e ovviamente voi direte come faccio a catturarli? Ho salvato prima di entrare a fare la battaglia della Lega, così riesco a ritornare indietro e andare a catturare Rayquaza, insomma tutti i leggendari. Ovviamente però così non avrò mai fatto la Lega, però in questa puntata ve l'ho portata, quindi sapete che comunque io la Lega l'ho conclusa. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Un pollice in su perché ho battuto la Lega con solo due Pokémon alla fine. Lasciate dei commenti qui sotto. Mettete mi piace alla pagina di Facebook che troverete nella descrizione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!